Allora, sono qui con Solido, questo è il quattordicesimo e i rapporti qua sono, mi sembrano belli. L'unica cosa è questo schizzo, questo raccordo che ma non piace, c'era un bassamento qui e poi si raccordava qui, non così. Vabbè, poi vabbè, non c'è il centraggio, però le proporzioni ad occhio sono abbastanza corrette, annotazioni, dettagli, fissature cosmetiche ombreggiate, così io vedo che sono ombreggiate. Andiamo a vedere gli schizzi. Questo qui ha fatto così sul 118. Qui c'è un schizzo blu, mancano, dunque elimina modifica, esce. Ok, poi è andato a fare questo qua, 114 e 55. Ok, vediamo cosa ha fatto qua. Ah, ok, questo era 118, vabbè, 55, vabbè. Poteva farlo anche un po' più con meno centesimi. Allora 85 siamo giusti. Qua sopra andiamo a vedere smusso. Ok, smusso, smusso, dove, vabbè, lì ci può stare. Raccordo, ok. Taglio estruso. Questo non mi piace tanto per il discorso del piano, così, perché la quota non comanda la distanza tra qui e qui. Quello che non mi piace è questo qui. Non mi piace neanche un po'. Questo qui non mi piace neanche un po'. Ok, e poi abbiamo sullo smusso. Andiamo a vedere il raccordo, questi, anche questi raccordi non mi piacciono, il foro filettato. Andiamo a vedere, ok, andiamo a vedere qua, fondamentalmente qua che distanza ho. Se io vado a prendere un cerchio da qui a qui, e anche qua è sbagliato. 136 e 38, sbagliato. Doveva essere 144. Ok, poi questione guidata fuori, sì, M10, vabbè, qui cosa ho usato? M10 per foro standard, va bene. Sì, è meglio usare questi qua piuttosto che andare a fare i fori e poi crearli dopo, sempre meglio. Vabbè, qui possiamo dire che c'è. Sì, poi anche quel 9-19 lì, ma Dio che brutto. Che quote col. Perché ha fatto 9-19? Ma vediamo se mettendo 9. Beh, era meglio mettere 9 ed era a posto. Vabbè. Ci vediamo alla prossima, arrivederci.